Ragazzi, bentrovati a tutti su Pianeta Calcio TV. Quest'oggi, come da titolo, parleremo del soft air. Più che altro parleremo delle armi da soft air. Sono queste qui che trovate su questo tavolo. Ne ho portata qualcuno. Eccole qui. E sono delle perfette repliche di armi vere, d'assalto in particolare, e che oggi le vedremo all'azione con un tiro a segno. Infatti voi mi direte: perché siamo qui a parlare di soft air quando la pagina si chiama Pianeta Caccia? Ed è esattamente per questo che parliamo di soft air. Proprio perché sono delle armi, e visto che quello che maneggiamo a caccia è un fucile, anche questi sono dei fucili, delle ottime repliche di fucili veri, e sono un ottimo divertimento per quando la stagione venatoria è chiusa e quindi le armi sono chiuse negli armadietti. Bene, allora, che dirvi? Intanto vi ho portato, come vi ho detto prima, qualche replica e vi spiego innanzitutto come funziona questo tiro a segno che andremo a fare oggi. Bene, per prima cosa serve l'arma, un SG in termine tecnico è un fucile giocattolo, non serve alcuna licenza, alcun porto d'armi. E questi che vi ho portato, soprattutto questo, sicuramente l'avrete visto già, è quello che ha in dotazione l'esercito italiano, è la RX-160 della Beretta, un fucile che nasce in calibro 5,56x45 nato, eccolo qui, e che come arma da soft air lo troviamo in calibro 6 mm. Quindi, come vi dimostro, i pallini sono questi, reperibili in qualsiasi armeria, ormai le hanno tutte nel 2019, e altrimenti in articoli per sport all'aria aperta. Altrimenti su internet li trovate a poco prezzo comunque. Pesano 0,20 grammi, sono circa appunto 6 mm, questi sono 5.000 e li ho presi su internet. Altra cosa essenziale per fare il tiro a segno con queste armi sono dei bersagli di carta o comunque sia qualsiasi oggetto. Li trovate questi su Big Hunter, anche li ha, altrimenti da Decathlon ci sono dei fantastici bersagli. Questi che ho preso io sono quelli, diciamo, 14 cm per 14 cm, più o meno sono la misura standard. Bene ragazzi, allora, come vi dicevo, vi ho portato una RX-160 della Beretta, calcio estendibile in due posizioni. Come funzionano? Sono dei fucili elettrici, quindi ciò che dovrete fare è mettere le batterie, io le ho già sistemate, all'interno del vano posteriore il fucile, o meglio nel calcio, se riesco a aprirvelo, eccolo qui, c'è questo buco, la batteria va inserita qui dentro, dopodiché semplicemente chiudete il calcio, non proprio semplicemente, ecco qui, come vi dicevo è espandibile in due posizioni. Bene, le tacche di mira sono a scomparsa, eccole qui. Adesso il fucile è pronto all'azione. Trovate lo spegnifiamma in colore arancione e mi raccomando ragazzi, per quanto riguarda questo fucile, state attenti se dovreste comprare questo fucile della Umarex, appunto Umarex, non so il termine adatto come si pronuncia, comunque sia questa replica della Beretta ha un problema, ovvero lo spegnifiamma non cercate mai di toglierlo, perché distruggete il fucile, e a me è capitato perché appunto non sapevo, sulle istruzioni non c'era scritto nulla, e quello che ho fatto è stato tirare troppo forte lo spegnifiamma. Su YouTube non riuscivo a trovare altri video che mi descrivevano ciò, e appunto ho fatto un danno. Passiamo
Cile. Eccolo qui, questo è della Swiss Arm, è una carabina, infatti si avvicina molto ai nostri fucili da caccia. Ha l'ottica, adesso è chiusa, 4x32, come vedete anche qui non abbiamo lo spegnifiamma, ma la fine della, della canna è in colore arancio, riconoscibilissimo e distinguibile da un'arma vera. Il caricamento di quest'arma avviene diversamente dalle altre che sono elettriche, avviene manualmente attraverso l'otturatore, eccolo qui, come una qualsiasi carabina. Questo è il caricatore, all'interno vanno alloggiati i colpi tramite questa siringa. Una volta che inserite il caricatore all'interno dell'arma, potete buttare giù il carrello, diciamo, chiudiamo l'otturatore, dopodiché l'arma è pronta anch'essa all'azione. Passiamo ora a quest'altro fucile d'assalto, sempre in calibro 5,56x45 NATO, che ovviamente troviamo come replica sempre in calibro 6 mm, ed è il G36, un fucile d'assalto tedesco. È bello vedere come queste armi sono totalmente fedeli alle armi originali e, diciamo, sono fantastiche perché l'utilizzo non richiede troppa professionalità e tecnica di sparo. Anche questo è provvisto di un caricatore esterno da, mi sembra, 200 colpi o anche di più, non lo so. Ok, e anche esso è pronto per l'utilizzo. Qui il calcio si può chiudere, la batteria è inserita qui nella parte anteriore del fucile, le tacche di mira sono fisse tranne la tacca posteriore che è utilizzabile in due posizioni, una, due, poi vi farò vedere meglio da vicino. E altra particolarità di questo fucile, come anche la RX160, è che trovate tre possibilità di sparo, anzi due. Una è la sicura, ovviamente, così è messo in sicura. Dopodiché trovate colpo singolo o ancora raffica. Passiamo ora invece a un'arma corta. Questa è una replica della Beretta 92 FS, quella in dotazione alle nostre forze dell'ordine. Anch'essa è una replica fedele della nostra 92, della Beretta italiana, con canna mobile. Questa è alimentata a gas. Il caricatore possiede una valvola di inserimento del gas, dopodiché caricatore dall'interno, la pistola è pronta per l'utilizzo. Come vedete non ci vuole grande esperienza di armi, insomma, o di soft air. È uno sport abbastanza facile se, per quanto riguarda il tiro a segno fatto con queste armi, perché l'utilizzo vero di queste armi, o meglio di questi attrezzi sportivi, sarebbe l'utilizzo in guerra simulata, ovvero il classico soft air. Come vi dicevo, la cosa bella dell'utilizzo di queste armi giocattolo è la possibilità di usarle in giardino o dove si voglia, insomma, lontano da cose e persone, e divertirci un po' con queste armi, con questi attrezzi sportivi, con questi giocattoli, chiamiamoli, per appunto un po' di
mano con le armi che abbiamo lasciato in armadietto da qualche mese. Siamo ad agosto, la stagione venatoria è alle porte, ma noi intanto ci divertiamo con questi. Allora ragazzi, adesso effettueremo dei tiri di prova, prima sparando un colpo singolo, poi una raffica verso i bersagli e vedremo qual è la precisione di tiro. Dopodiché passeremo a vedere la potenza di questo fucile, che sulla carta non supera un giallo. Partiamo con un colpo singolo alla volta. Adesso proviamo una bella raffica. Carichiamo attraverso la rotella sotto il caricatore. Bene ragazzi, come abbiamo visto insieme, per quanto riguarda la precisione non è il massimo, ma a 15 passi e con il sole che mi riflette sul bersaglio posso dire che sono contento di quest'arma. È un buon allenamento da fare durante l'estate. Che dire, abbiamo visto la precisione dell'arma, adesso passerei subito a un controllo della potenza di quest'arma e vediamo con qualche oggetto cosa accade a 15 passi. E testato la precisione di questi fucili da soft air, adesso proviamo l'impatto del fucile, proviamo la potenza del fucile e vediamo con vari oggetti. Io ho preso sinceramente i primi oggetti che mi capitavano sotto mano e ho preso questo tubetto di maionese finito e come robustezza della plastica è abbastanza tosto, non credo che questo fucile sia in grado di rompere questa bottiglietta, questo contenitore. Poi ho preparato un vaso, eccolo qui, un vaso di terracotta, e poi ho preparato un bicchiere pieno d'acqua, vediamo se lo passa o il colpo rimane all'interno, addirittura non riesce magari a rompere nemmeno la plastica. Poi infine questo fantastico piattello, non poteva non mancare un piattello, ed eccolo qui. Sicuramente questi sono fatti per rompersi, quindi credo che l'impatto sia abbastanza violento da riuscire a rompere questo piattello, però vediamo in che modo, magari con un bel rallenti ci godiamo l'azione di sparo. Andiamo a provare. Allora ragazzi, ci siamo, partiamo dal vaso in terracotta, cercherò di mettere a segno tre colpi su questo oggetto e vediamo cosa succede. Incredibile ragazzi, non l'abbiamo nemmeno scalfito. Ecco ragazzi, siamo passati al secondo oggetto, stavolta l'oggetto è più piccolo, sicuramente sarà più difficile colpirlo, è anche un oggetto abbastanza duro, quindi mi aspetto che cada giù e non si faccia nulla. Vediamo un po', però lasciamo spazio alla balistica tra virgolette. Bene ragazzi, è andato giù al primo colpo, come vedete. Per quanto riguarda la precisione di questo fucile, di questi fucili, è qualcosa di meraviglioso. Andiamo a vedere però cosa è successo all'oggetto. Bene ragazzi, anche stavolta l'oggetto è uscito indenne dalla fucilata. Passiamo adesso agli altri oggetti e vediamo. Gli altri due sono oggetti un po' più fragili, molto più fragili di questi. Questi era per vedere insomma quanto il fucile fosse realmente pericoloso. Diciamo che il fucile non risulta troppo pericoloso. Allora ragazzi, spero di riuscirlo a colpire al primo colpo e se così non fosse riproverò, ridenterò. L'oggetto è alquanto piccolo, diciamo che non sono da una distanza in cui risulta facile sparare, e vediamo un po'. Questo è il bicchiere con l'acqua. Beh,
stavolta è riuscito a passare senza nessun problema. Andiamo a vedere cosa è successo. Come vi dicevo, è divertente, molto divertente. È stato trapassato, non l'ho preso pieno, come vedete, però nonostante l'acqua il colpo è entrato e uscito. Bene ragazzi, ci rimane l'ultimo oggetto, andiamolo a prendere e godiamoci lo spettacolo. Allora ragazzi, abbiamo posizionato l'ultimo oggetto, è il piattello, un piattello regolamentare. Vediamo un po' l'effetto che farà il fucile addosso al piattello. Se non si romperà del tutto, tenterò anche di fare una smitragliata, una raffica, e vedere in che modo si rompe. A voi. Bene ragazzi, abbiamo visto che effetto fa su un piattello. Allora, benissimo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo filmato, spero vi sia piaciuto. E come avete visto, per fare questo tiro a segno improvvisato basta un giardino, una semplice replica da soft air acquistabile su internet a un prezzo modico, quindi il caricabatteria e la batteria per far funzionare il fucile, dei pallini in plastica calibro 6 mm e tutto qui. E se avete voglia, degli oggetti comuni oppure i classici bersagli acquistabili su bighunter.it o su Degradon, anche sullo store online. Bene, che dirvi ragazzi, se volete vedere l'utilizzo vero di queste armi in campo e quindi una guerra simulata e vedere il vero sport, il vero soft air, fatecelo sapere, comunicatecelo anche tramite la nostra email pianeta.caccia@hotmail.it oppure su Instagram, Facebook, dove volete, ci scrivete un messaggio o anche nei commenti del video stesso qui sotto in descrizione del video di YouTube, e vedrete insomma in campo queste armi, l'utilizzo vero di queste armi. Questa è una mascherina che si usa durante il gioco vero, però se posso darvi un consiglio, quello che ho fatto oggi, fatelo con l'ausilio di occhiali protettivi. Per quale motivo? I pallini schizzano e ribalzano parecchio. Se ci avete fatto caso, in qualche ripresa si intravede qualche pallino che torna indietro. Fortunatamente e diciamo in sicurezza come sto, mi trovo a 15 metri dal bersaglio, però a circa 15 passi, scusate, però voi usate sempre gli occhiali protettivi per una questione veramente di sicurezza e per giocare in tranquillità. Questo sport, questo gioco lo possono fare anche i più piccoli, anche i bambini di età magari un po' in età adolescenziale, si può iniziare insomma a far conoscere l'arma anche tramite questo sport qui, anche tramite questo gioco, perché è un gioco ma anche propedeutico insomma all'utilizzo di armi. È anche una responsabilità tenere quest'arma, visto che comunque sia ha un tasso di pericolosità non come un'arma vera, ma comunque sia nemmeno come un giocattolo, visto che è molto ma molto pericolosa se usata contro cose e persone. In effetti questa è più che utile nel gioco del soft air. E se volete, vi ripeto, scriveteci nei commenti se volete vedere appunto una partita di soft air. Allora, noi abbiamo testato oggi la precisione di queste armi e tutto sommato mi ha stupito. Non pensavo fossero tiri così, diciamo, facili. Poi abbiamo visto la potenza di queste armi, di questi giocattoli, io li chiamo attrezzi sportivi. Sono delle SG, come vi ho detto prima all'inizio del video. Abbiamo visto che la potenza non è un'arma pericolosa, ma nemmeno un'arma tanto giocattolo. È un'arma insomma che si fa valere. E nei prossimi video dite, scriveteci anche se volete altri video, magari fatti con le stesse armi, se volete testare qualcos'altro, volete qualche oggetto che venga sparato, magari visto che abbiamo un membro tra Pianeta Caccia che col fucile ci parla,
magari possiamo provare a fare, non so, un gioco e cercare di rompere i piattelli per l'aria con questi fucili, che ne dite? Vedremo se ci riusciamo? Facciamo una challenge in cui tiriamo i piattelli per l'aria e li facciamo rompere a Christian con questi fucili? Magari, chissà, scriveteci nei commenti e noi faremo qualcosa per voi. Intanto io vi consiglio di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace sul video, proprio anche per far uscire altri video inerenti al soft air. Spero questo video vi sia piaciuto, come ho detto prima, e non c'è altro da dire, soltanto spero che questo video ovviamente dimostra l'utilizzo di giocattoli, non armi vere, quindi spero che qualche cacciatore o tiratore non sia, diciamo, turbato dal video che abbiamo fatto, perché magari le abbiamo chiamate armi, sono delle repliche, come vi abbiamo detto, non hanno nulla a che fare con un'arma da fuoco, ma sono comunque sia, vi assicuro, divertenti durante la stagione estiva. Magari uno va in vacanza, va in un campo, nel proprio terreno, nel giardino di casa, non sa che fare, non sa come passare il tempo. Questo è un valido un'alternativa, insomma, al non fare nulla. Un bel fucile, dei bersagli, è tutto quello che serve. Vi divertite, passate un pomeriggio e riprendete la mano con queste armi. Che dirvi, ragazzi? Io vi saluto, un in bocca al lupo a chi affronterà questo tipo di gioco, è un gioco davvero carino. Scriveteci nei commenti se volete altri video e se il video vi è piaciuto. Spero che sia piaciuto a tutti voi. Grazie, la pianeta caccia di buco.